Perfetto. Chi è che mi chiama il telefono? Pronto? Pronto, siamo l'affitto della casa. Spero che non le dispiaccia, ma delle signore hanno affittato la sua casa. Quindi, beh, non è più suo. Mi dispiace, hanno offerto più di lei. Oh, ma che cavolo. Ah, fra un po' dovrei cambiare il mio grande amico. Ma che cavolo. Che? Qualche cos'è, vabbè. Devo andare al mio appartamento. Ta, 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 ta. Ma aspetta, ma qua c'è tutto scritto MJ e Mary Jane. Pronto, chi è? Ah, devo chiamare, è vero, devo chiamare Origine. Origine, pronto, ci sei? Cos'è questa? Pronto? Chi parla? Gumbo. Sì, Gumbo, sono io. Chi c'è, Gumbo? Mi hanno comprato la casa. Oh no, vengo subito. Chiamata chiusa. Oh, che dannazione! Dannazione! Ah. Tutto ok? E no, mi hanno comprato casa e non va bene per niente. Stai tranquillo. Devo mangiare una persona per consolarmi. No, ti prego! No! No, ti prego! Ti prego! Ecco, l'affitto di casa, già ho ucciso quello che mi ha venduto la casa. Ma perché non uccidevi MJ? Le MJ? Non si picchiano le donne. Ho sentito. E comunque, non credo che sia stato bello. Comunque ti ha comprato la casa e non è bello. No, non solo. Se... mi hanno pure rovinato casa. C'è scritto MJ e Mary Jane. Dannazione. Ti hanno pure rubato i soldi per comprare casa. Lo so. Questo è il tuo appartamento, vero? No, è al primo piano il mio appartamento. E questo è il primo piano? Sì. Vuoi vivere con me? Beh, sarebbe bello. Qua ci sono due... qua c'è un letto. Qua c'è il bagno. Vuoi dormire sulla vasca? No, ovviamente scherzo, dai. Dorma sul divano. Beh, comunque ho comprato una arma per sfogare contro di loro, guarda. È un missile. Wow. Se le trovo lo sfogo contro di loro. Tanto mi sarei morta. Lo sapevi? Davvero? Godo! Sì. Maledetti! Sai un piano? Rubiamo il portafoglio, lo so che a Mary Jane e Michelle l'hanno lasciato a casa. Andiamo a rubarlo e paghiamo di più di loro. È vero, me ne posso riprendere il mio appartamento. Questo è il piano di fondazione di Ruggine. È il mio caro amico. È qua il mio appartamento. Ah, beh, questo non è il mio. Questo è l'appartamento dei sette, uno dove ci vivono alcuni membri dei sette. Non è che c'è di spicci. No, non abbiamo spicci. Ehi, tu, allora, che stai là sopra, ti ammazzo! Ah! Oh! Oddio, ora dobbiamo pagare di più! Aspetta, ci penso io. Aspetta, comunque prima uccido quello che ha detto, non è che ti spicci. Ecco, vuoi sta per morire. No, è mio! Lo vuoi solo provare? È mio. Ecco, ho aggiustato. Aspetta, manca qua sotto. Ora ho aggiustato. Questo lo provi fuori, non ora. Ora c'è un'altra cosa da fare. Cosa? Dobbiamo pagare più di loro. Guarda, eccolo, l'ha nascosto qua sotto. Eccolo, l'ho preso il portafoglio, andiamo. Ah, prendo anche il portafoglio di Michelle. Oh. Tanto di sicuro ritorna in vita, Michelle. Funziona sempre così. Ecco, qua c'è la posta per il proprietario di casa. 100 euro, cioè 100.000 euro da Gumbo. Aspetta che lo chiamo. Ehi, scusi, ha pagato tutti e due 100.000 euro con i nostri soldi. Quindi
Dovremmo tagliare proprio. Quindi dovremmo riprenderci l'affitto, giusto? Certo. Ecco, riprendetelo. Riprendetelo pure, grazie. Ci riprendiamo l'affitto. Benissimo. Chissà come sempre reagiranno quando. Chissà come reagiranno quando vengono qui. E infatti diranno: oh, vedo. Perché non ci fate più entrare? Ti piace proprio allora. Ti piace il mio overboard? Mi piace tantissimo. L'ho pagato 500 euro. Non vedo l'ora che vedano tutto questo che abbiamo fatto. E io riderò. Ah, perché abbiamo un'arma in casa? Abbiamo un'arma in casa, ma che mettono? Questo c'è lo zampino di Michelle Jane. Michelle Jane. C'è Michelle Watson. Michelle Watson, proprio così. MJ. Gli dirò così tanto che. Vabbè, ora andiamo giù. Devo fare molte. Devo fare un discorso con Fondazione perché l'aveva detto una cosa. Vuoi venire con me? Sì. Ora siamo coinquilini. Ah, perché vuoi vivere a casa mia? No, voglio sì. Ho pagato anch'io. E in realtà quelli erano soldi tutti di loro, tu non hai pagato. Guarda che quella era casa mia di Banana. Banana ora vive da un'altra parte. Ah, è vero. Vivrà, quindi possiamo essere costruiti coinquilini. Cioè, se lo scopre forse mi mena pure. Cioè, lo scopre forse mi mena. Ah, capisco. Forse e è comunque meglio io. Ah, e comunque io non ho una patente. Come non hai una patente? Stai attento. Io ho un miliardo di anni, ho la patente. Quindi è meglio che fai guidare a me. Ma che? Va bene, quanto su di te. Guarda che so guidare bene. Ma certo che farò bene. Cosa fai? Ah, no, non si distrugge. Ah, cosa fai? Ah, non si guida così. Cosa succede? Ma che dice? Stai attento che vai per sbaglio sul benzinaio. Nella benzina. Oh! Oddio, ho paura per quello che stai facendo. Ecco, sei un graffietto. Graffietto. Paghi tu, vero? Non ho soldi. Tanto di chissà di che questa macchina, a noi non ce ne frega. Non pensavo che eri così aggressivo. Io lascio stare un po'. Perché stai guidando a tutta velocità? Il gelato! Il gelato! Il venditore di gelati. Ehi, ma chi è questo? Che ci fa qui? Aspetta, Gumbo, arrivo! Bello questo gioiellino, là c'era un bel gioiellino. Ma quello non lo so per niente guidare. Oh mio Dio, questo sì che è un bel gioiellino.
Facciamo a gara. Tranquilla, sto bene. Ok. Bumbo, certo che è tutto ok. Ma che potrebbe succedere a questo gioiellino? Ah, vabbè, sparo dall'altra parte. Scusa, ti ho sparato per sbaglio. Prendi questo. Oddio. Aspetta. Devo fare prima una cosa. Scusa, me lo fai provare? Solo un colpo e poi basta. Va bene. Ciao. Cosa devo fare? Come funziona questo? Vediamo. Spara. Provo a sparare una cosa che mi piace. Che c'è sparare. Ah, ecco quella. Oh mio Dio. Andiamo, mi sono qualcosa. Rubo, non te lo rubo. Aspetta. Tu mettiti qua, guarda. Tu ti devi mettere qui. Vieni qua. Qua. Qui. Vieni qui. Ecco. Io mi metto più lontano. Tu rimani là. Vieni là, tranquillo. Non vuoi farmi niente, ma provo ad andare più va! Sono sopravvissuto! Ah, vieni qui, Gombo! Mi hai rischiato di uccidere! Guarda che potresti diventare una mia caramella se mi fai arrabbiare. Aspetta, ho una grandiosa certa. Prova a farmi diventare una caramella. Non voglio perché sei mio amico. Fammi diventare una caramella. Dopo mi puoi liberare tanto, dai. Va bene. Non ha funzionato perché sono il re dei cubi. No, perché in realtà non ti ho colpito, bugiardo. Sono immune io alle tue stupide caramelline. No, guarda che qua ogni persona con superpotere. Un giorno ho provato a uccidere Spider-Man, ma non è andata a buon fine. Che cos'è questo bel gioiellino? Cosa è successo dopo? Ani. Che cavolo? Non guardarti, Gumbo! Io voglio farti diventare una caramella. Non può. Provaci, tanto non ci riesci. Sono buoni, me ne fai assaggiare una? No, ti prego. No. Ma sono poverina. Solo mie. Sono solo mie. Gumbo, dai, Gumbo, dai. Guarda il tuo carro armato che fine fa. Perché? Chi potrei far diventare una caramella? Perché Gumbo? Sei cattivo, senti, questa... Gumbo. Mi piacciono le caramelle. Chi c'è qua sotto? Una? Qua sotto? No! Ne voglio una, ne vuoi assaggiare? No, sono solo mia. Ne voglio assaggiare una, secondo me è un aspetto buonissimo. Dai, solo una, ti prego, un pezzetto. Va bene. Ti do... questa, tieni, quella la fragola. È molto buona. Ah, che buona. Non te la do un'altra. No, tanto è da masticare. Oh. Ma Gumbo, ma tu stai masticando tutte le caramelle che hai mangiato? Mi dispiace, devo far diventare una caramella. Oh, ora sì che posso mangiarlo. Sei un pazzo. Fatti bene, Gumbo. Oh, ti prego, ti prego, no, ti prego. Gumbo, non ti prego, bene. Liberaci. Sì, fatti liberaci. No, state zitte, non ascoltarli. Non le ascolta. Hai paura di banana? Come fai a avere paura di banana se puoi trasformare la gente?
Beh, se mi fai arrabbiare ti potrei pure trasformare. No, perché dopo... no, voglio mangiare fondazione, voglio vedere che aspetto ha. Potresti stare... No, fondazione no, sei pazzo, no, fondazione no. Va bene, faccio una solo una cosa. Ma mangia ma mangia... Ma perché non mangi banana? Visto che è una banana già... Forse il donna ha un sapore buono, pensaci. Beh, una cosa che ci penso è questo. Addio! Cosa dopo? Mi vuoi far uccidere? Dai, sto scherzando. Dove sono? Eccolo. Scappa. Bobo, mi vuoi far uccidere? Se tu continuerai così, dovrei. Ah! Ti prego, non mi uccidere! Please! Sei un pazzo! Io ti ho aiutato pure a riprenderti la cosa e mi ringrazi così, Bumbo. Sì, se tu mi insulti della mia vita, e anch'io dovrei. Gumbo, tu non riuscirai mai a mangiarmi tanto. Io ti osserverò sempre. Allora, Gumbo, sei un mio amico, mi odi? Beh, ci starei pure pensando. Oh, bello questo missile, mi piace proprio. Il missile questo è il tuo missile, l'ho trovato anch'io, che bello. Molte idee, ho tantissime idee. Bumbo, aiutami! Cosa? Che c'è? Che vuoi? Bumbo, mi hanno ucciso! Ma sei ancora vivo? Sì, perché sono il generale di... Nessuno mi potrà mai trovare. La mia... Io ho molti piani di mangiare caramelle, non vorrei mai smettere. Gumbo, non è che puoi smettere un po' di essere così cattivo? Basta allora di immaginare, Gumbo? No, tu stai con l'ordine immaginario. Non sto con l'ordine immaginario, io sono il generale dei sette. No, quella era mia, ridammela! Ridammela! Non parlarmi così, Gumbo. È mia. E se è mia, è mia. Allora, questo... Ci volevi provare, ma io... Sì? Vuoi provare? Ci vuoi provare anche tu, Gumbo? Puoi anche ammazzarmi, ma non ci riesci neanche tu. Ma neanche a me non mi puoi ammazzare. Sono invulnerabile. E che pensi? Io sono il re dei cubi, no? Fanno schifo i cubi. E sono il generale dei sette, re dei cubi. Sono stato il re dei cubi e ho ancora il mio scettro. È solo un piccone, non è uno scettro. Su Fortnite sì. È solo un piccone. Non è un piccone, te lo dico.
Ti farò vedere che riuscirà a uccidere Sloan. Certo, come no? Sloan non l'ha ucciso nemmeno con l'azione. No, perché la voglio uccidere io, Sloan. Tanto il merito è tutto mio, perché io l'ho uccisa davvero. Non l'hai uccisa tu davvero? Non l'hai mai uccisa, che dici? Sì, perché io sono il migliore. Migliore? Gumbo, ma che stai facendo? Ma ti metti sempre, Gumbo. Sì, ho ucciso Sloan. Ora posso prendermi le sue armi. Io me ne vado. Gumbo, ma sei cattivo? Una domanda. Gumbo, non ti ricordavo così, smettila. Le caramelle mi fanno impazzire. Gunnar ti ha scoperto. So che comandi Gumbo. Aiutami, ti prego. No, non ascoltarlo, non è... sono sempre io. Gunnar! Goblin! Goblin! Lo so che sei tu, Goblin! Sorridi sempre! Che... mi hai scoperto! No. Aiuto! Ti prego, salvami! L'ho ottimizzato! Oh, allora, che bella che la zucca! Non fa niente, giusto? Che bella la zucca! No, non devo pensare alla zucca! Oh. Pensi che questo scettro non fa niente, giusto? Aiutami! La zucca mi sta... La devi rompere! Devi rompere! Aia! Sei un pazzo! Chiama la polizia! Vai via, Goblin! Devi distruggere solo la bomba! Mi sta putenizzando la bomba! Oh, grazie! Grazie, davvero grazie! Mamma mia! Era sempre colpa di Goblin. Goblin, caccola verde, ti abbiamo sconfitto, eh? Infatti, come ti permetti? Caccola verde. Però è bello il fucile di Sloan. Wow. Caccola verde. Caccola verde. Basta. Caccola verde, basta, ti prego. No! Caccola verde, fattene per sempre dall'isola. Mi sa che sei andato per sempre. No, è esploso il jetpack. Ma perché è esploso? È perché quando perde va sempre così, non so perché. Forse è distratto, si schianta in un punto della mappa. Beh, può essere. Io un giorno lo vado a uccidere per sempre. Ma che strano. Ma che strano che ti ha controllato proprio a te, mi chiedo perché ti ha controllato proprio a te. Non lo so. E non sei interessato di sette. Non capisco perché ce l'ha con te, non ce l'ha avuta con te, hai qualche motivo per avercela con te? Hai qualche segreto? Beh, in realtà l'avevo rubato una zucca e me l'ero mangiata, ero esploso ma non ero morto. Ecco, pensavo che sapeva di caramella, ma adesso che ci penso... Oh cacchio. Addio! Cosa fai? Sono dei cattivi. No, sono dei nostri alleati. Ah, davvero? Alleati? Sono con i sette. Ah, sono le guardie dei sette, vero? Sì, no, in realtà questi sono quelli uniti da un giorno, ecco perché non hanno il casco. Io non ho il casco perché è da tanti anni e non so come mettermelo ancora l'armatura, ma ce l'avrò molto. Molto presto ce l'avrò. Comunque ti ricordi che abbiamo pagato l'affitto? Ah sì. Quello eri tu? Ancora? Sì, ovviamente.
Poi quando ti hai ipnotizzato, Goblin? Da quando ti volevo mangiare. Che schifo, cavoli. Ma che dici? Io sono il re dei cubi. Sono il re dei cubi. Io sono il re dei cubi. Beh, però lo sono davvero io. Se tu vuoi distruggere tutto, io ti mangio. Non è dire così. Io sono Goblin, non sono il re dei cubi. Cosa? Lascialo stare, Goblin. Un'altra missione completa. Non se l'ha completata. Devo distruggere il vostro appartamento. Cosa? No, non può, non può. Rovinerà tutto, rovinerà tutto. Questo corpo è molto più abile di me. Mamma mia, che bel corpo abile. Ecco qui. Adesso addio appartamento. Oh cavolo. Appartamento distrutto. Devo prendere tutte le mie robe prima che lo distrugge. Oh cavolo. Come faccio a salire? Oh cavolo. Ok, prendo tutte le cose. Che belle, sono sempre belle le bombe. Tutto il cibo, vabbè, il cibo lo potrei pure lasciare qua. Mi prendo il barbecue. Mi prendo il frigo, mi prendo questo, mi prendo questo. Mi prendo tutto. Vieni qui, piccoletto. È meglio che scappi. Mi dispiace. Aspetta. Aiuto. Allora. Molto stupida. Oh no. Sanno pure costruire questi qua. Beh, ti piace Goblin? No. Oh cacchio. No, non mi piace in realtà. No. Che peccato. Non servita a niente. Oh cavolo. Ho distrutto comunque. Missione completata, alla prossima! Ma che succede? Cosa è successo? La mia casa. Cosa è successo? Ha distrutto tutta la mia casa. Chi? Goblin. E quando è apparso? È tuo questo? Sì. Ah, aspetta, ecco. Non fare così, smettila! Mi ha distrutto casa, ora dove potrò vivere? Va, andrà a vivere con Banana. Ah, però pure Ruggine può si dire a dove è casa sua. Beh, ha distrutto totalmente tutto il palazzo. E io dove vado a vivere? Adesso, però. Prima vivevo in un appartamento, poi in un altro, ora non vivo. Vivo niente. C'è solo una soluzione. Quale? Allora, aspetta, devo fare una cosetta. Ok. Ah, mamma mia. Ma è distrutto tutto. Ormai è tutto finito. Mi aveva chiamato Fondazione, aveva detto che forse possiamo... Okay. Io devo andare a vivere dai 7. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao. Vabbè, tu